Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di oggi. È un video di meccanica e faremo una carrellata, quindi non farò un vero e proprio dimensionamento, però accenneremo anche a qualcosa in merito ai dimensionamenti. Però oggi sarà un video più che altro che definirà una carrellata un po' di nozioni e di classificazione delle chiavette, spine e linguette. Ok, allora partiamo dalle chiavette. Allora, il primo modello che vi definisco, diciamo così, che descrivo, è il modello delle chiavette trasversali. Ok? Chiavette trasversali. Lo scrivo così. Allora, cosa servono? Sostanzialmente sono adatte a collegare due organi soggetti a una sollecitazione di tipo longitudinale. Facciamo un disegno che rappresenta meglio la funzionalità di queste chiavette. Allora, voi avete, lo facciamo magari nella pagina bianca che è successiva, che è un po' meglio. Avete un mozzo, ok? Disegniamo in questo modo. Un mozzo sarà cilindrico ovviamente. Ok. Un attimo che lo disegniamo. E questo qua è il vostro mozzo. E poi avete all'interno uno stelo, sempre cilindrico, che viene accoppiato, questo mozzo. Ok. Allora, disegniamo adesso la chiavetta. Ok. Allora, la chiavetta in questo caso è un trapezio a sezione rettangolare di forma allungata con i bordi arrotondati. In questa applicazione, diciamo così, la conicità, diciamo così, l'inclinazione del bordo inclinato del trapezio è un ventesimo o un quarantesimo. Quindi, perché si inclina in questo modo? Perché ovviamente viene forzata, la chiavetta viene forzata all'interno, diciamo così, dell'albero e dello stelo e del mozzo. Essendo forzata, si deve fare in modo che si riesca a inserire tranquillamente, diciamo, quindi che sia facile l'inserimento, ma c'è il discorso che l'angolo di inclinazione della parete del trapezio della linguetta deve essere inferiore all'angolo di attrito, ok? In modo tale che la chiavetta, scusatemi, non esca dalla sede, ok? Allora, che ruolo gioca la linguetta in questo caso? Allora, lo stelo che adesso tratteggiamo. Ok. E il mozzo sono soggetti a una forza longitudinale, ossia di trazione. Ok? Quindi saranno soggetti a una forza N di trazione, sia ovviamente lo stelo e per reazione anche il mozzo. Ok? Quindi la chiavetta in questo caso lavorano fondamentalmente due forze, una forza di taglio sulla chiavetta e una forza e un momento flettente. Il momento flettente è più alto del taglio in questo caso, come sapete nella maggior parte, diciamo, delle applicazioni, e quindi si valuterà poi la chiavetta, la dimensione della chiavetta col momento flettente. Mettiamo alcune dimensioni. Allora, metto alcune dimensioni in modo tale che poi si possa fare dei ragionamenti anche un po' più complicati. Allora, queste hanno dimensione S, ok? Questa è la dimensione di primo, diciamo, dello stelo, che è il diametro dello stelo, ok? E l'S è lo spessore fondamentalmente del mozzo, cioè si riferisce a queste. Le S sono la dimensione di queste distanze, diciamo, e il D' è la dimensione è il diametro dell'albero, che o dello stelo, vedete, che è sostanzialmente questa dimensione, mentre le dimensioni S sono queste qua rosse che vedete, praticamente, detto più precisamente. La chiavetta ha la caratteristica di avere, come vi ho detto, diciamo, un piano inclinato, quindi questa inclinazione è un ventesimo barra un quarantesimo. E poi l'altro lato invece è orizzontale, che okay, lo scriviamo, è un lato completamente orizzontale. Okay. Quindi tutto l'inserimento, cioè la chiavetta starà all'interno dello stelo e
mozzo, come perché l'angolo di perché l'inclinazione è più bassa dell'angolo di attrito e quindi è impedita, diciamo così, non può fuoriuscire, tra virgolette, ok? E quindi determina poi il collegamento fra l'albero e lo stelo, ok? Visto lateralmente, quindi se guardiamo anche l'accoppiamento laterale, è un accoppiamento di questo tipo, quindi voi avrete sull'esterno completamente il mozzo cilindrico, ok? Poi vedrete sostanzialmente la chiavetta che come sezione si presenta oltre che un trapezio rettangolo, normalmente ha un'altezza H, ok? Quindi un'altezza che chiamiamo H, una dimensione di larghezza chiamiamo B, ok? E la sezione quindi è una specie di rettangolo con i bordi arrotondati, diciamo, ok? Ovviamente tratteggeremo lo stelo o l'albero, che dir si voglia, all'interno del mozzo, ok? Quindi avremo che questo è il D' che abbiamo appena scritto, quindi la dimensione, e invece, diciamo così, il diametro del mozzo lo indicheremo con la D maiuscola, ok? Quindi questo qua è il diametro del mozzo, ok? D' è il diametro dell'albero e D grande è il diametro del mozzo. Ecco, allora come si interpreta a livello di sforzi questo tipo di accoppiamento con la chiavetta? Allora, si interpreta in questo modo, si interpreta in quanto voi avete la vostra chiavetta, la disegniamo un po' più grande, ok? Questa qua è la vostra chiavetta, ok? Che tipo di sforzo? Allora, subisce uno sforzo che è messo in questo modo, allora, la parte dove c'è lo stelo. Avrete un carico fondamentalmente, diciamo così, uniformemente distribuito lineare, ok? Adesso dimentichiamoci dell'inclinazione che non va a cambiare fondamentalmente l'analisi di sforzo in questo caso, è l'inclinazione del lato della chiavetta. E poi avrete il mozzo che anch'esso esercita delle pressioni, ok? In questo modo. Quindi se dovessimo disegnarla un pochettino, cioè ho stilizzato il discorso, un po' semplificato, stiamo parlando di una trave fondamentalmente, ok? Una trave su due carrelli, due appoggi, due carrelli, tanto non cambia nulla, insomma, con le due cerniere laterali, in cui avrete nella parte dello stelo, come abbiamo appena descritto, un carico distribuito, in questo modo. Il cui totale di questo carico vale n, ok? E ovviamente nelle due dimensioni che saranno quelle dello spessore del mozzo, quindi vedete qua avete il D', ok? E poi avete gli spessori S del mozzo, in questo caso avrete poi le reazioni, che okay? In realtà avete il carico distribuito, però si semplifica considerando che avrete eventualmente le reazioni vincolari, ok? Sostanzialmente. Si semplifica in questo modo, quindi in realtà non andremo ad applicare, ripeto, un carico distribuito come abbiamo evidenziato qua sulla chiavetta, ma lo semplificheremo con le reazioni vincolari, ok? Quindi si va un po' anche in sicurezza in questo caso, perché si considera alla fine che ho tutto un momento, diciamo così, per una dimensione molto più grande, no? Perché avete un momento determinato solo dal carico distribuito centralmente, sostanzialmente. Ok. Allora, come si fanno a fare, diciamo così, i dimensionamenti, il carico di questo tipo di chiavetta? Allora, io considero una forza innanzitutto N2 di trazione dell'accoppiamento, quindi dello stelo e del mozzo, maggiorata per non al fine di considerare. Cioè, perché io vado a maggiorare il carico N iniziale? Perché non considero il taglio, ok? Quindi per evitare di considerare il taglio vado ad aumentare il carico N iniziale, che lo chiamiamo adesso N2 totale, ok? Con il carico iniziale più il 30% dello stesso, ok? Quindi il carico N2 sarà dato da 1,3 per il carico iniziale. Quindi ripeto, tiene conto del. Non si tiene conto di alcune cose, tra cui principalmente il taglio, e non si tiene conto neanche della forma della chiavetta, dell'attrito. Sono tutti elementi che sono difficilmente quantificabili in un accoppiamento di questo tipo. Quindi non se ne tiene conto e si va semplicemente a aumentare un attimino il carico. Ok?
Allora, detto questo, passiamo al principale sforzo considerato che, come avete visto con la trave, è uno sforzo di flessione. Ok? Sappiamo bene che il momento flettente massimo, okay, nel nostro caso, considerando l'N2, diciamo così, se andate a vedere la trave caricata in questo modo, in scienza delle costruzioni, otterrete che il momento flettente massimo è N2 per il diametro, okay, del mozzo, fratto 8. Lo potete calcolare anche manualmente con questo tipo di distribuzione di sforzo, o andare a vedere anche sul manuale, trovate qual è il momento flettente massimo di quel tipo di trave caricata in quel modo, diciamo. Okay. Adesso sapete che l'equazione di bilancio, diciamo così, della flessione è sempre momento flettente fratto modulo di resistenza a flessione. Sappiamo che deve essere minore o uguale del sigma ammissibile del materiale. Ripeto, come al solito, che il sigma ammissibile è newton al millimetro quadrato o megapascal, come si ottiene? Si ottiene sigma ammissibile dal sigma di rottura del materiale diviso un coefficiente di sicurezza n che decidete voi in funzione del tipo di applicazione, del tipo di problema. E vi ricordo che poi niente, anche il tau, in questo caso non si usa, però il tau ammissibile, ve lo ricordo che è dato dal sigma ammissibile fratto radice di 3 normalmente. Ok? O anche sì, dice 3, esatto. Allora, questo e da questa formula, ok, si può ricavare inserendo quindi il valore del momento massimo, ripeto, inserendo in questa formula questo valore inserito in questa formula, quindi al posto del momento flettente mettete il momento flettente massimo, cioè N2 per D fratto 8, e andate a considerare anche il modulo di resistenza a flessione, ok, di questa trave, scaturisce che da questa, inserendo questi valori, ottenete un'equazione che è data da 6 per il carico N2 di trazione per il diametro del mozzo diviso 8bh quadro, ok, dove b, ripeto, è la larghezza della sezione a chiavetta, ve lo ricordo, Allora, il b è questa dimensione della chiavetta, mentre l'H è l'altezza della sezione della chiavetta. Ok? Perfetto, quindi dipende molto dalla sezione, ma sapete che ovviamente il momento flettente, cioè lo sforzo di tutto il momento flettente è fortemente dipendente dalla sezione, ve lo ricordo. Okay? Una volta che, perché la lunghezza influenza solo il momento flettente massimo, ma il sigma è determinato da che tipo di sezione avete, ovviamente. Quello penso sia chiaro, comunque lo trovate nei miei video relativi alla flessione, allo sforzo di flessione. Sapete che deve essere comunque uguale, quindi questo sigma, ripeto, deve essere minore o uguale del sigma ammissibile del materiale. Ok? Poi un'altra cosa importante in queste chiavette è che occorre assolutamente limitare la pressione specifica nello stelo e nel manicotto. Ma ovvio questo, no? Perché se voi considerate l'accoppiamento, ok, vedete che c'è, cioè, un accoppiamento di questo tipo, avete la vostra chiavetta, no? Fatta così, poi avete il vostro stelo e il vostro manicotto, ok, messo in questo modo. Ovvio che capite bene che si genera quando esercitate una forza di trazione, quindi N, chiamiamola N2 che è già il totale, no? Cosa accade? È evidente che sulla chiavetta in primis, ma soprattutto per reazione sul manicotto, in questa zona avrete una forte pressione. Ok? Lo stelo, supponiamo che lo stelo arrivi in questa zona qua, e lo stelo ovviamente è anche lui in questa zona, nel momento che avete una forte pressione, no? Dovuta al fatto che state cercando di forzare, di sganciare l'accoppiamento. Vedete? Quindi occorre assolutamente limitare per lo stelo la pressione P. Può essere calcolata come forza N2 fratto B per D. Ok? B per D. Mentre nel manicotto la pressione è data da N2 fratto 2SB. Ok? Allora, sono tutte e due da limitare ovviamente queste due pressioni, perché bisogna, e si limitano come? Allora, si considera una pressione nei calcoli di 150 newton al millimetro quadrato. Ok?
Questo è il valore di pressione che normalmente si va a considerare, o 150 MPa, che ripeto è esattamente la stessa cosa, che comunque è un bel valore di pressione. Ok? Come si fa a dimensionare, diciamo così, stelo, manicotto e tutto? Allora, la chiavetta, ricordatevi che comunque si scelgono le chiavette, se, le chiavette, le linguette, tutto si scelgue sempre dai manuali, quindi da delle tabelle già predisposte in cui è indicato, cioè sono tutte normate, tutti gli elementi di giunzione, le viti, le chiavette, gli alberi, sono tutti normati, quindi trovate negli elenchi anche i cuscinetti stessi. Trovate ovviamente nei manuali le serie già fatte, cioè quindi già con le misure che vi possono servire. Dovete scegliere sempre fra elementi commerciali, diciamo così. Non potete inventarvi voi una chiavetta. Sì, si può anche inventarsi una chiavetta, si fa costruire una chiavetta, però non ha senso, vi costerebbe un patrimonio quando commercialmente le avete già quella che volete fondamentalmente. Okay? Allora, per il dimensionamento si pone un diametro D del manicotto circa uguale a 4 volte per B. Che il B, ripeto, è la larghezza della chiavetta. Poi si pongono le due pressioni, okay, uguale a quello che ho appena detto, 150 newton al millimetro quadrato, ok? E dalla formula di limitazione della pressione P uguale a N2 fratto B per D. Allora, qua voi avete tutto, no? Avete la P che è 150, ok? Avete il D che abbiamo detto che è 4 volte B, quindi avrete 4B quadro, no? Cioè vedete, vi troverete non più il B per D, ma il B per 4B, ok? Quindi l'N2 lo sapete perché è un dato del problema, ok? Quindi vuol dire che da questa formula voi potete ricavare il B, ok? Vi scaturisce, vi viene fuori il B, ok? E l'H invece si ricava dalla formula del momento flettente, cioè da 6N2 per D fratto 8B per H quadro, che deve essere minore o uguale del sigma ammissibile, ok? Allora, in questa equazione cosa avete? Allora, 6 è un numero, l'N2 ce l'avete. Il diametro D ce l'avete perché abbiamo appena detto che è uguale a 4B, ma 4B l'ho già calcolato qua, quindi anche il D grande ce l'ho. Il B ovviamente l'abbiamo appena calcolato, ce l'avete, ok? E rimane solo il sigma ammissibile, è un dato del materiale che dovete imporre voi, cioè dovete sceglierlo voi nei manuali. È chiaro che da questa formula cosa resta da calcolare? Solo l'H. Vedete? Quindi si determina anche l'H. Quindi avete sia il B che il D che l'H. Ok? Quindi a questo punto lo spessore S si ricava dall'altra forma di limitazione a pressione. Cioè, mi spiego, l'altra formula diceva che la pressione P deve essere N2 fratto 2SB. Ok? Allora, il P ce l'avete, che abbiamo detto che è 150 newton al millimetro quadrato, l'N2 ce l'avete perché è un dato del problema, il B l'abbiamo appena calcolato, ricavate che cosa? L'S. Quindi vedete che avete trovato le variabili, avete trovato l'S, avete trovato l'H, avete trovato il B, guardate, avete trovato il B, ovviamente avete trovato anche il D perché abbiamo detto che il D l'avete posto inizialmente uguale a 4B. Ok, avete trovato tutti i dati sostanzialmente che servono del problema. Ok, ecco, il diametro dello stelo, o albero o stelo, qualsivoglia, cioè quello, diciamo così, il cilindro più piccolo all'interno, si ricava molto semplicemente perché voi sapete che questo diametro D' è uguale al diametro del mozzo, diciamo del manicotto, mozzo, meno 2 volte lo spessore S, perché vi ricordo il disegno com'era. Il disegno è fatto in questo modo. Adesso ve lo riscrivo, ve lo disegno molto, molto velocemente. È fatto così, ok? Allora, questo è il diametro D, ok? Del manicotto, diciamo. E l'S è questo spessore. Vedete che il diametro D' quanto sarà uguale? Sarà uguale al diametro D meno 2 volte l'S. È un discorso solo geometrico, ok? Quindi è molto, molto semplice da questo punto di vista. Avete calcolato un po' tutto. È un primo dimensionamento molto scolastico, però può essere a qualcuno utile magari, ecco.
Ok, questo per le chiavette. Poi avete le spine, ok. Ecco le chiavette, scusate, chiavette trasversali, eh? Stavo dimenticando, ma avevamo detto all'inizio, forse avevo anche scritto per le trasversali. Perfetto, chiavette trasversali, guardate, ecco qua. Stavo già dimenticando. Perfetto. Quindi mi ha fatto già un discorso quello. Le spine, c'è un discorso abbastanza veloce da fare. Perché le spine si utilizzano per lo stesso scopo delle chiavette trasversali, ok? Ma quando la sollecitazione è decisamente più modesta, ok? Un tipico applicazione stilo manicotto, ecco, le spine poi possono essere cilindriche o coniche, ok? E vengono anche queste forzate in un foro leggermente più piccolo del diametro della spina, ok? L'applicazione, ripeto, è molto molto simile, a praticamente uguale a quella delle chiavette, per cui avete il vostro stelo. Okay. Questo qua è un esempio di applicazione, niente di che, insomma. Avete il vostro stelo, avete il vostro manicotto. Okay. Sempre soggetto alla forza, ripeto, di trazione. Quindi avete sempre la forza N di trazione fra stelo e manicotto e le chiavette, scusate, le spine, che possono essere, ripeto, cilindriche o coniche, vengono inserite in questo modo, forzate anche loro sempre, diciamo così, adesso le annerisco perché essendo un elemento piccolo nel disegno si possono annerire, no? Poi faremo magari anche delle lezioni di disegno tecnico, vediamo. Insomma, comunque, vengono inserite in questo modo e hanno la stessa... lavorano quindi a flessione e un po' anche a taglio, ovviamente. Hanno lo stesso, diciamo, utilizzo, ripeto, vengono forzate in un foro leggermente più piccolo del loro diametro. Ecco, anche qua uno si chiede: ma io come faccio a calcolare questi fori, le chiavette? Guardate, si trova praticamente tutto. Cioè, se voi guardate sui manuali di meccanica o anche sui libri, trovate senza problemi. Che tipo di tolleranza dovranno avere e che diametro dovete avere i fori per inserire forzate le spine, ma anche le chiavette, le sedi delle chiavette, le sedi delle linguette, trovate tutto, tutto, ma non solo, vi dicono per ogni chiavetta come dovete eseguire le sedi, la sede, il foro, quello che è, e inoltre vi danno anche le tolleranze che sono fondamentali per poter eseguire un progetto ben fatto, no? Le tolleranze per poter inserirle, quindi non c'è nessun problema, ok? Io ho fatto una carrellata, ma non preoccupatevi che trovate tutti questi argomenti da tutte le parti, insomma, sia sui manuali che sui libri. C'è un discorso al momento tutto sommato abbastanza didattico, ecco, però magari può essere utile. Allora, chiavette, poi parliamo delle... Adesso abbiamo fatto le spine, in ultimo facciamo le chiavette longitudinali. Probabilmente eviterò... poi nel prossimo video faremo i dimensionamenti, veri e propri. Magari l'unica roba che ho escluso un po' sono gli abri scanalati perché è un discorso molto simile, tutto sommato le chiavette servono per gli abri scanalati, magari faccio un accenno adesso prima di parlare delle chiavette longitudinali. Gli abri scanalati sono sostanzialmente degli alberi che hanno un profilo con delle scanalature fatte in questo modo che è come se avesse un certo numero di il diametro avesse un certo numero di linguette, ok? Questo modo diciamo così come lavorano questi tipi di linguette lavorano semplicemente a taglio praticamente lateralmente, ok? Perché il manicotto, diciamo così, l'albero è scanalato, il manicotto ha le sedi per le scanalature, si parla della trasmissione di un momento torcente. Okay. E quindi vedete che ingrandendo diciamo, queste zone, cioè che sono tutte le scanalature che ha l'albero, vedete che il lavoro come è eseguito. Allora, vedete che avete questa specie di linguetta, ok? Il momento mi fa un moto in questo modo, vedete che lavorate sostanzialmente, poi avete, ripeto, il vostro manicotto che è fatto così, vedete che la vostra scanalatura è all'interno di una cava, no? E quindi ovviamente tutto questo dente, chiamiamolo questo qua, chiamiamolo come fosse un dente, fondamentalmente diciamo, lavora in questa zona, lavora a taglio e lavora anche a flessione perché
c'è tutta questa altezza qua, vedete, di flessione, di momento flettente, flettente, ok? E anche di taglio, soprattutto di taglio, perché in questa zona tende a tagliarsi, no? Diciamo così, la zona del dente tende ad essere completamente tagliata e asportata, diciamo. Però vedete che avendo molte scanalature, gli alberi permettono la trasmissione di un vento torcente molto molto alto. Si usano per queste applicazioni. Okay. Oh, torniamo alle nostre chiavette longitudinali. Allora, servono per, cosa servono? Servono per collegare degli organi meccanici atti a trasmettere un moto di rotazione, rotatorio, quindi non è più una trazione longitudinale, ma è un moto rotatorio e quindi trasmettono un certo momento torcente. Okay? Le chiavette. Anche le chiavette longitudinali sono forzate nel loro alloggiamento e permettono la trasmissione del moto per attrito fra le superfici degli organi collegate e la chiavetta. Okay? Però c'è una differenza fondamentale fra le chiavette, diciamo così, e le linguette. Poi magari la vedremo. La vedremo comunque più avanti, però vi anticipo già che le chiavette sostanzialmente lavorano per attrito, ok? Le linguette lavorano soprattutto a taglio, ok? Comunque la chiavetta longitudinale serve per trasmettere un moto rotatorio, quindi un momento torcente, giusto? Questa qua è la cosa fondamentale da sapere, ok? Però cosa succede? Vengono forzate in modo tale che, adesso vedremo degli esempi, però fondamentalmente cosa accade? Che il lavoro come è svolto? Vediamo un esempio, poi vi faccio la classificazione. Voi avete la vostra sezione della chiavetta inserita, ok? È inserita fra il manicotto, diciamo, e l'albero in questo modo. Cioè, ingrandendo, adesso io rettifico, non vi disegno la curvatura del manicotto, no? E lavora in questo modo, esagerando. Viene forzata nella scanalatura fra il mozzo, diciamo così, e l'albero. Possiamo anche disegnare la curvatura, non è un problema. Okay. Il moto è in questo senso. Cosa accade? Che vedete che fondamentalmente il contatto avviene in questo, ve la disegno in viola. Guardate, viene forzata la chiavetta. Vedete che questo qua è il contatto fra la chiavetta e il manicotto esterno. E questo è il contatto fra la chiavetta e l'albero. Ok? Vedete che il moto avviene per attrito in questa zona e in quest'altra zona. Lateralmente non dovrebbero lavorare a taglio, quindi non dovrebbe, cioè, e quindi l'attrito dovrebbe essere quello che trasmette il moto, ma non si dovrebbe avere una forza tagliante in questa zona. Quindi non dovrei andare letteralmente contro i lati in teoria e comunque i lati dovrebbero essere fermati dall'attrito, non dovrebbero essere liberi di scorrere. Cioè, diciamo così, non deve, non, il mozzo, diciamo così, e l'albero non, il mozzo o il manicotto e l'albero non devono essere liberi di scorrere, devono essere bloccati dall'attrito che c'è in questa zona, guardate, e in quest'altra zona. Quindi, se disegno la sezione della chiavetta, io dovrei avere una forza di attrito posta in questo modo, ok? E l'altra posta sotto in quest'altro modo, ok? Evitando, ripeto, di avere le forze taglianti dove c'è la giunzione fra il manicotto e l'albero. Cioè questa non deve esserci, sostanzialmente, questa forza di taglio. Deve esserci solo forza di attrito in alto e in basso, sostanzialmente. Allora, le chiavette, allora, la classificazione ve la scrivo anche un attimo. Allora, ci sono le chiavette ribassate, incassate, concave, dritte, incastrate con nasello. Ok? Quindi, ve la scrivo, la classificazione, allora, ribassate, sì, è più, ripeto, una cosa un po' teorica, in questo momento sarà vi faccio vedere comunque un attimo come sono, poi incassate, ripeto, tendono un po' a sovrapporsi con le linguette, perché in realtà, anche se lavorano diversamente, sono molto simili, anche come esecuzione. Poi le avete dritte, incastrate e con nasello, guardate, a dritte, incastrate e con nasello, ok? Allora,
Allora, incastrate avete una prisma di, un prisma, la sezione è un prisma di forma rettangolare inserito in una cava ricavata in parte, diciamo, nell'albero e in parte nel manicotto o nel mozzo. Okay? Quindi è la classica chiavetta, adesso vi disegno, allora, questo qua è il mozzo. Ok? L'albero è fatto così, avete la vostra cava metà nell'albero, metà nel mozzo, l'ho disegnata un po' che fa schifo, adesso ve la disegno fatta un po' meglio, ok, fatta così, e avete la chiavetta che è la sezione che è messa in questo modo, ok, come l'ho disegnata prima, quindi viene inserita in questo modo, ok. Poi avete la ribassata, ok. La ribassata è fatta come? Allora, la ribassata è messa in questo modo. Allora, avete il vostro albero, il vostro mozzo. Ok. Allora, ha una superficie spianata, quindi la cava è eseguita tutta nel mozzo. Ok. E semplicemente si spiana la zona dove tocca l'albero. Ok. Come fa a venire il moto? Beh, vedete che quando cerca di ruotare la vostra chiavetta, okay, non può ruotare perché la zona spianata va in interferenza con la curvatura che è questa dell'albero, okay, e quindi genera la trasmissione del moto alla fine. Okay. Cioè, adesso ingrandisco un po' la situazione, ma se avete un albero fatto così e avete una chiavetta qua, ok? Quando la chiavetta cerca di ruotare assieme a, diciamo così, al mozzo, cerca di ruotare, vedete che avete una situazione che va a cozzare e entrare nell'albero, quindi in questa zona alla fine si genera un forte attrito, no? Okay. Che trasmette il moto. Poi la concava è una chiavetta di questo tipo, ve la disegno. Ovviamente questa qua lavora per attrito perché è una chiavetta che ve la disegno lateralmente, ma è la stessa cosa, che va appoggiata, quindi ha un lato che è curvo tanto quanto curva il raggio dell'albero, è messo in questo modo, guardate, e ovviamente avete attrito in questa zona, ok, e nella zona inferiore e superiore comunque, e viene ovviamente forzata all'interno col solito criterio dell'attrito sopra e sotto, ok? Però diciamo che si appoggia sull'albero, quindi non è necessario, quindi no cava sull'albero. Il vantaggio, diciamo, di questo tipo di chiavetta è questo: non avete la cava sull'albero, ok? Poi avete quelle dritte, le incastrate e col nasello. Allora, le dritte avete sostanzialmente ecco, una cosa importante, anche ovviamente le chiavette longitudinali sono leggermente, diciamo così, coniche, okay? Quindi hanno una superficie leggermente conica, e il fatto che la conicità è più bassa, ok? È dell'ordine di 1,50, ripeto, o 1,100, quindi è molto molto bassa la conicità, non serve una grande conicità, ok? Non è necessaria in questo caso una grande conicità. Quindi vedete, ci sono quelle dritte che la forma, diciamo così, è abbastanza prismatica, quindi sono fatte più o meno in questo modo, quindi un prisma. Hanno la loro inclinazione, non si vede, ma ovviamente su questo lato hanno una leggera inclinazione che abbiamo appena detto, 1,50, 1,100. Poi avete quelle incastrate che hanno una forma di questo tipo, quindi vista dall'alto sono proprio fatte a ovale, diciamo, o meglio, più che altro è un rettangolo, che okay, è una sezione rettangolare poi raggiata sugli angoli, ok? E viene fuori essenzialmente una chiavetta, una chiavetta di questo tipo. Ok. E quelle col nasello, vi disegno velocemente l'accoppiamento, hanno un nasello a un certo punto. Questa qua è la sezione del mozzo e del manicotto, e avete la vostra chiavetta fatta così, sostanzialmente. Si definiscono col nasello perché hanno questa zona qua che è leggermente, diciamo qui, sporgente, e viene
viene chiamata sostanzialmente nasello. La sede, ripeto, tutte le sedi sono normate, anche quelle, quindi se dovete preparare la sede di una chiavetta non c'è problema, basta guardare nel manuale, trovate tutte le indicazioni, vengono forzate comunque anche loro spingendolo con la forza F in questo lato, okay, su questo lato. Ok. E in ultimo, quindi trovate tutto sui manuali, non c'è problema, sulle tabelle. L'ultima cosa che vi faccio vedere, ma è abbastanza veloce perché non c'è tanto da dire, sono sulle linguette. Ok, anche le linguette si possono classificare in dritte, incastrate, fisse. Ok, come lavora le linguette è fondamentale. La linguetta lavora sostanzialmente per taglio, non per attrito. Ok. Allora avete, ingrandendo il vostro mozzo, il vostro albero, qua. Ok. Allora, tipicamente la linguetta lavora in questo modo, quindi. Ecco, in realtà la sede è dritta, non è così raggiata di solito, cioè è una sede proprio così. Tipicamente dritta così. Però la differenza è che qua dipende dove avete in che lato è il moto, no? Il moto. O il momento torcente. Ecco, serve comunque per trasmettere momenti torcenti, anche la linguetta. Allora, se avete in questa direzione, la linguetta dunque, l'avete comunque qua in mezzo, ok? Cosa accade? Accade che in questo sostanzialmente lavora per taglio in questa zona qua, okay. Cioè è soggetta non più alle forze di attrito precedentemente indicate, quindi FA messa in questo modo, quella della chiavetta, no? E la FA messa in quest'altro modo e genera la trasmissione del moto, no? La linguetta lavora a taglio e quindi il moto viene trasmesso fo per forze applicate in questa direzione. Allora, in questo modo, ok? Avete una forza qua, una forza in questo senso e avete uno sforzo di taglio qua in mezzo sostanzialmente. Sì, anche un po' di flessione, però fondamentalmente lavoro non più per attrito, ma per taglio. La sezione della chiavetta si oppone alle forze taglianti. Ok? Adesso mi si è cancellato tutto, scusate, ma comunque una forza qua, una forza da questa parte e qua in mezzo si genera una forza cioè un'azione di taglio. Una tau di taglio, ok? Qua in mezzo. Questo è il suo. Quindi per trasmettere moto molto spesso, anche per ragioni di simmetria, si preferisce, diciamo così, è preferibile magari mettere più linguette, ok? Un paio, magari una sopra, una sotto, o anche quattro, cioè giusto per avere un equilibrio e comunque sia anche per aumentare il momento torcente trasmissibile, ok? Se avete più chiavette. Qua si definiscono tre chiavette, le dritte, le incastrate, le fisse. Lo scrivo un attimo e poi basta. Le dritte, le incastrate e le fisse. Nel prossimo video faremo qualche dimensionamento. Adesso prendete come una carrellata su questi argomenti, diciamo. Allora, le dritte sono inserite in cave di lunghezza superiore alla lunghezza della linguetta, ok? Anche perché un'altra caratteristica delle linguette rispetto alla chiavetta è che sono mobili, cioè possono spostarsi longitudinalmente. Cioè la chiavetta, allora, visto l'accoppiamento, allora, se voi avete questo qua, è il vostro, diciamo così, il vostro mozzo, avete all'interno del vostro albero la chiavetta che magari è inserita in questo modo, ok? La sezione della chiavetta vista dall'alto si può spostare, sono mobili normalmente, ok? Non sono forzate all'interno normalmente forzate all'interno della cava, ecco. Quindi si possono spostare avanti e indietro sostanzialmente. Poi le incastrate possono essere inserite in sedi più o meno lunghe quanto sono lingue le linguette, quindi la sede è uguale più o meno alla linguetta, la lunghezza della linguetta. Le fisse sono mantenute in sede due viti, sicuramente le fisse le avete viste ancora, le avete.
avete viste ancora, credo, su alberi fatti in questo modo. Ve ne disegno uno, cioè voi avete visto ancora gli alberi con sopra l'albero sostanzialmente una chiavetta fatta così. Io l'ho vista ancora, hanno con due viti. Sicuramente l'avete vista ancora, che sono assolutamente mobili, cioè vista di sezione è un albero messo in questo modo, la chiavetta molto spesso si appoggia. Allora, si fa una cava, okay. Può aver cava o non averla. Io l'ho vista spesso senza cava, fatta in questo modo. E viene inserita, vengono inserite due viti, diciamo così, da sopra, visto dall'alto. Avete una situazione così dall'alto, avete la vostra sezione della chiavetta e poi avete le vostre due viti messe in questo modo, che poi entrano nell'albero, le viti, okay? Il filetto viene eseguito, il filetto nell'albero, okay? E poi vi trovate un albero visto dall'alto che ha questo aspetto, sostanzialmente. Sono incastrate perché comunque queste chiavette qua non possono, cioè l'albero può muoversi nel manicotto, però la chiavetta è fissa perché è avvitata ovviamente, ok? Quindi avete due viti che la bloccano sostanzialmente. Ripeto, visto lateralmente c'è l'albero qua e ovviamente la chiavetta è una roba del genere con le sue due viti, ok? Bene, io spero che sia stato un discorso interessante, che sia stato chiaro. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, arrivederci a tutti.